Ragazzi, io sono Frenica. E io sono Steph e quest'oggi vedremo delle persone che rovinano le foto facendo i fotobomb che potrebbero essere inquietanti, potrebbero far ridere, potrebbero essere semplicemente strani, però in generale c'è una regola molto semplice: rovinano le foto. Esatto. Come fare in una foto? Esatto, Perché sì, esce funziona. sempre con un occhio chiuso e uno aperto. No, esco sempre con la faccia storta, quindi mi critico da sola, Steph, esatto, più o meno la stessa identica Non cosa. potrò pranzare oggi, solo per aver fatto Mi questa dispiace, battuta, Steph. ve lo Comunque sì, dico già. dai, detto tutto bene, andremo a vedere dei fotobomb, sei fotobomber, che Non solitamente volevo non è. usare il termine perché No, ma secondo me è antico. non è antico, Sì. Steph. Guarda, io ho provato a cercare, anche se esistono, È da potrebbe. vecchi. Ma lo conoscono tutti il termine non è No, da no, no, vecchi. I no, no. fotobomb piacciono sempre a tutti, è un evergreen, Steph, che Intruso andrà nei sempre selfie. avanti negli anni all'infinito, finché Intruso non nei moriremo selfie. tutti, finché non Fotobomb. finirà l'umanità. Questo è il primo, sì, questo è il primo, Steph. Inquietante. Perché? Allora, chiaramente queste sono persone, penso, che lavorano in un fast food o che hanno appena fatto qualcosa, perché hanno tutti la stessa maglietta e Non giacchetta, è quindi mi vero. sembrano tutti abbinati. Le due ragazze sì, hanno una divisa e lui lo E stesso è sono uguale, però alla amiche. giocca. Cosa c'entra? E che si vestono Secondo uguali. me lavorano Vabbè, lì. E comunque, sono seduti in un posto. perché c'è uno che ti sta guardando così vestito da clown che sta guidando un Perché è fermo furgoncino? lì No, è aspettando il cibo. chiaramente uno psicopatico. In quel furgoncino ci sono dei cadaveri e nessuno riesce a fermarlo. McDrive, sei fermo E lì. perché sei vestito così? Perché ce l'hai in auto, ti rendi conto che non fai la foto e te la metti. È un genio. Ma è Andiamo. possibile! Non puoi essere così veloce, perché sei Aumenta Flash! il valore della foto, No, infatti. La sua assolutamente. bravura Pensa e il che suo paura, talento. probabilmente la foto l'avrei cancellata, avrei bruciato il telefono perché non vorrei più vedere una cosa simile dietro di Ci può me. essere di più inquietante come Questo lo devi questa? trovare, lo vedi? Sì. Sembra che poi sembra Freddy Krueger, praticamente di Nightmare. E quindi è ancora più inquietante perché la sua storia infatti è terribile e fare una foto a questi bambini con quella persona che li sta guardando così, che sembra pure un personaggio dell'orrore, è una cosa Sei bambini, sono incredibile. ancora tutti vivi. Ma Tutto a probabilmente sono posto. morti perché mi sembra una foto tipo Nah, del magari. 1840, 1920, dai. Può essere. Può essere. Però potrebbe essere anche Allora. degli anni 40-50. Non possiamo No, saperlo. secondo me è molto Speriamo vecchia. che non abbiate E avuto dei poi, brutti cioè, mi incontri. sembra che quella possa essere una persona normale, ma i rami gli hanno fatto quell'effetto in faccia che è uguale a Freddy e quindi è totalmente orribile. È Pensa, molto. questa è una foto tipo di quando eri piccolo, Ah, quindi che quella. bella! Mamma E quello è mia. mio nonno! No, non Andiamo. sappiamo chi fosse. Allora, questa la conosco da Questa è sempre. famosissima, per quello l'ho voluto Ma inserire, è Steph. o è Io non photoshoppata o ho capito. hanno un senso dell'umorismo Non ho molto mai capito particolare. se è photoshoppata o se hanno deciso realmente di sedersi su una persona. Mi stanno chiamando al telefono. È il pranzo questo, Steph. Pronto? Non è il pranzo, quindi moriremo di Mi hai fame. fatto, capito, venire il Dicevamo. languorino, Steph. Allora, le cose sono due. Io non so, dicevo che mi hai interrotto, se realmente si sono seduti su qualcuno, cioè potrebbe essere per fare la foto, anche perché ci sono tanti cuscini, solo che comunque sono pur sempre, quanto, quattro fizze, sei No, persone. vabbè, Che ma persone sono per una togliamo il valle, Steph? peso, è il contesto del hai dei bambini piccoli, sei un genitore e ti viene in mente una foto del genere. È quello che dici, no, dai, non può Per rovinare la essere. foto, magari sei lo zio che voleva rovinare la foto No, dei ma sei bambini. d'accordo, credo, sono tutti d'accordo nel caso. E quindi o sono una famiglia un po' strana, dove non Allora, vorrei magari sono vivere. una famiglia burlona, cosa ne sappiamo noi? Esatto, Scusa, stai criticando le persone. oppure hanno photoshoppato bene. Secondo me però è photoshoppato, io lo dico. Ok. Quasi sicura che lo Potrebbe sia. essere, potrebbe essere. Allora, vabbè, qua ci sta. Qua quando ti vuoi Vedi. fare il selfie, il tuo amico dietro non ne può più di te, che porca miseria, anziché andare in un posto, stai solo parlando di te stessa e ti vuoi fare 2500 selfie Però è e quindi ti troppo. guarda così. Mi sembri troppo coinvolta. No, sì, perché non sopporto le ragazze che fanno così. Andiamo Per questo avanti, non ho che amiche, poi Steph. inizia. Aspettate perché non sto notando nulla. Questo è da E trovare, Steph. vedo che qua c'è qualcosa, ma non riesco a capire che cos'è. Ah, un occhio, Steph. Mi sembra che sia un letto, ok? Sotto c'è un letto e sopra c'è un letto a castello. E la persona si è resa conto che stava facendo una foto e si è messa con la coperta così sbucando solo quell'occhio. Questo è geniale, questo è geniale. Inquietante. Molto. Però hai rovinato un selfie, anche perché se la tagli di così comunque ti rimane. Quindi è proprio l'inquadratura perfetta, la È nel grafia punto perfetta. giusto, è nel punto giusto, è vero. Ok, va bene. Vabbè, questo è contro il flagrante. L'hanno fatto arrabbiare molto questa Mi bambina. voglio bastare, ma mamma mia, se l'hanno fatta arrabbiare. Probabilmente aveva appena litigato con le sorelline, mi sembrano tutti fratelli, sono Ha similissimi. trovato l'arma. Ha trovato l'arma da dietro il cespuglio mentre stava scattando la foto, voleva andare dritto così in testa. Chissà com'è finita, se è riuscita a darle la bastonata. A proposito.
Secondo me lo vedo un po' troppo. Lo vedi che sta anche è in corsetta, capito? Lui sta andando dritto in mezzo a dei rami senza timore, cioè la serie non può fermare, cioè, niente, che nessuno. Che cavolo gli hanno fatto a questo povero bambino? Era arrabbiatissimo, Steph. Mi dispiace per le bambine. È più inquietante lui di Freddie Mercury. Non è Freddie Mercury, Freddy. Freddy Krueger. Si chiamano tutti Freddy. Esatto, vabbè, grazie. Dai, vabbè. Sono la faccio, ti stanno tutti insultando adesso, ma io non la faccio passare. È Freddy. Allora, vabbè. Molto semplicemente cose che capitano. Pensa a questo, penso che siano tutti in cortile, magari i cugini, i fratelli, tutti pronti per Halloween. Ma io dico, come fai a mettere, penso che sia una quasi neonata, vabbè, poco meno la nonnetta a gestirne due, è normale. Ma allora quell'altalena è raso terra, cioè arriva quasi a terra. Giustamente un bambino coi piedi ci sta, ma guarda quant'è alta quella. Cioè o stava forse volando nel frattempo, non lo so, mi sembra io più alta dell'altra. Dire, almeno non si può dire che hanno rovinato la foto, perché comunque il bambino non so che cavolo sta guardando durante una fotografia. Questo, la mascherina, no, aspetta, hanno avuto qualche aspetta. Problema. Queste sono le classiche foto che tipo mio padre lo che faceva sempre. Le tavolate coi parenti, che già lo odiavo da bambina. Tutti mangiando col boccone in bocca, si gira uno, prende la macchina fotografica, pam, mette la scatta, cioè tutte le persone con la roba in bocca. Qui è la stessa cosa. Stavano sicuramente giocando, sarà arrivato il genitore di turno o il furbone, capito? 5 anni di carcere. Cavolo, se dirvi da 5 anni di carcere, anche perché poi ti ritrovi queste foto orribili con un bambino che balla d'altalena. Io odio ancora fare le foto, quindi su Instagram noi non facciamo foto per colpa dei nostri genitori. Anche io, sono d'accordo. Quindi se volete picchiare qualcuno... Ok. Traumatizzati. Andiamo, però davvero. No, anche io, perché quando... talmente ti costringevano a fare foto, ero odioso. Allora. Perché? Cioè? Non hai notato? No. Dietro di loro, Steph. E non è una persona? Ah, no, è una maschera. Pensavo... No, aspetta. Non ho capito se è una maschera o se è una persona che ha i capelli sciolti e legati qui in alto. Certo. Ma fa una faccia, i suoi capelli fanno una faccia. Allora, praticamente... Fanno totalmente una faccia i suoi tutti capelli. I suoi capelli, qua ci sono le cose che tengono le nere. Le bollettine, credo. E per come sono messi, sembra che compaia una bocca per via del maglioncino nero. Io all'inizio pensavo fosse una persona con una maschera, sai, qualcuno, uno degli amici che si fosse messi dietro con una donna con i capelli. Io vedevo una maschera, infatti poi come vi ho detto, ma è una persona girata, allora ho realizzato... Però è creepy per quello, perché i capelli formano una faccia orribile. Più che creepy è divertente, dai. Inquietante e divertente lo stesso tempo, perché quello almeno non è un fantasma. Sono capelli, almeno non è un fantasma. È tipo quello di Harry Potter del primo film, che era impossessato da Voldemort e aveva la faccia anche dietro. Una roba normale. Magari parlo. Devi poi la mangiare. Ciao, magna, parlano, mentre sei lì, gli tiri una patatina. È buona. Una fetta di pizza. Becca una Coca-Cola, no? Ti fa compagnia. Andiamo avanti. Ah... Ovviamente anche gli animali, Steph. Quando Fere mi chiede di prendere dei pesci, abbiamo Nino. No, non accadrà. Guarda il povero pesciolino che ho fatto. Volevo il pesciolino esattamente come questo, però nero. Che sono sempre pesci rossi, ma sono neri. E di tu colore. Vuoi far fare la faccia? Però poi faccia? Mi sono immaginata Nino in questa esatta posizione. Ho paura che il pesciolino muoia di paura. Ecco. Che... Infatti, questo è molto. Sì, cavolo, quello è poverino. Ma la faccia del gatto, se lo vuole pappare tutta la vita. Se lo vuole pappare. E Nino è infame, lo sappiamo tutti. Sì. Ma sta dormendo. Che bellino. Allora, bellissima. Allora, è una foto questa di Disneyland. Non c'è letto, bisogno di Steph. Spiegarla, o no? No, vabbè, si era capisce. Solo per dire che era una Disneyland. Però che cosa sta facendo Topolino? No, non hai capito. Secondo me sta mangiando la testa no. del bambino. No, cioè il bambino è qua e lui è qua, inchinato. Perché? Perché magari sta parlando con quello di fronte. Buoni bambini, gnam gnam ed gnam. È perfettamente magnato. Secondo me gli stava mangiando la testa. Fere, nessuno mangia la testa, soprattutto magari, magari era Topolino. Fere, non capita mai. Topolino, cosa ne sai? Magari qualcuno è un po' pazzo di quelli che si mettono allora così. Qualcuno un po' pazzo, va bene. Di certo non è una bella cosa ritrovarsi una no, tua foto così quella con è l'unica te da certezza. Bambino con cose strane che stavano succedendo alle tue spalle. Quella è l'unica certezza. Questa l'avevamo anche già vista in un altro video, ma l'ho voluta riscrivere. No, è sempre bella. Io ancora non ho capito come hanno fatto. Ma è troppo antica, cioè quindi dici che l'hanno fatta ai giorni nostri. Hanno messo un effetto per l'effetto farla vintage. L'effetto sepia, l'effetto lì, sì. Secondo me è posseduta dal demonio. Anche. Questa è secondo me la teoria, la teoria più quella plausibile. Più probabile. Sì. Poi forse magari una photoshopata, però più plausibile che sia posseduta. Infatti guarda la faccia, ma non è una risata normale. Ah, basta. Tra un po' ha gli occhi rossi. La schifa, Fere. Ma che cavolo di persona è questa?
Forse è una persona che aveva bevuto un po' troppo, Stefano. Ma che Non stava lo pure cadendo all'inferno, però, capito? Cioè che c'è un precipizio so. sotto. Anche perché, allora, ok, può essere una persona che ha fatto una faccia strana, ma il problema è il colorito, perché è verde, cioè gli altri comunque No, ma poi gli è occhi. Cioè, verde. non ha più gli occhi, ne stanno uscendo fuori. Cioè, è troppo per essere una faccia divertente, è davvero Ma poi troppo. anche i denti sembrano stranissimi, non sembra davvero una Ma magari persona. deve mozzicare il collo di una dell'inizio dell'apocalisse zombie. Potrebbe Esatto, essere è quella. verde come gli Bene, mi sa zombie. che ci stanno richiamando, sì, vedi? Basta, Steph! Questo è il pranzo, però. Quindi adesso ne vale la pena. Ok, ci possiamo fermare così. Steph deve andare a mangiare, ha fame, mi No, dispiace. dai, Beh, beh, Steph, dai, beh, beh, sono dai. bellissime ogni Dai, volta! ma che ci Guarda questa, dai, frega? guardala. Questa è bella, Steph. Cioè, Questa è bella. che tutto Questa è bella. caldo, Questa è buono. bella! Stava. Posso fare una cosa? Allora, un attimino, guardiamola in sequenza. Tu dici, vabbè, cosa c'è di male? Una foto di un bambino che sta a scuola, penso sia un asilo, La quindi vediamo erano già tutti, Fede, molto non funziona. piccoli. L'abbiamo già visto tutti. Stava con Cioè, tre. era disperato. No, c'era una formica No, presa, era. era disperato. C'era una formica. Chiaramente stavo cercando di evadere dall'asilo perché No. non ne può più. C'era una formica. Guarda. Sta andando. Fede? Povero bimbo, costretto ad andare C'era una all'asilo. formica per terra. Ma Steph, guarda gli occhi che fissano chiaramente il La vuoto. formica. È proprio È perché è un esasperato. po' in fondo, la formica la sta osservando. Se qualcuno lo conosce, vi prego, Non lo conosce salvatelo. nessuno, Fede, ok? Va bene? Andiamo avanti, povero bambino. Questa forse fa più ridere. Questo, non so se è quello di New York nello Ma specifico. perché c'è un elmo lì dietro No, triste? ti spiego. Praticamente, se è quello di New York, e dove c'è la holoframe, ok, dove ci sono Holoframe. le impronte. Ma non penso che sia quello. Ok, secondo me Ma poi è a potrebbe. New York, non è da un'altra parte. No, è Los È Angeles. Los Angeles. Steph è un genio. Infatti. Però praticamente se tu vai lì ci sono vari personaggi travestiti così che ti chiedono tot soldi per fare Come la se fosse foto, un tipo Disneyland. 5-10 euro per fare le foto così. Quindi ti fermi e fai la foto col personaggio. Quindi gli ha rubato il cliente, quindi lo sta osservando da lontano. Ma non dovevi dargli una Ma spiegazione. Sembrava è triste della puramente. serie, ma io non ho amici e nessuno E vuole fare invece una gli ha foto con rubato me. 5 euro, 5 capito? 5 dollari. Ma dollari. scusa, gli direi, ascolta, E guarda, sei costano tu che mi devi molto. dare 5 Cioè, dollari per fare una foto quelli con più me. Lo fighi. sai chi sono Quelli più io? fighi che erano anche 10-15. Poi ti Ma a parte che questo è picchiano. Gente bruttissimo. cattiva. Cioè, c'ho pure i jeans storici, è Vabbè. bruttissimo. Questi 2 dollari. Vabbè. Devo No, commentare. non c'è bisogno. Basta. Andiamo. Stanno sparando. Sparando un bambino nel Aspetta. cannone! Aspetta. Devo fare una Ho visto dichiarazione. Forrest. Devo fare una dichiarazione. Ci sono Ho stato provato a troppo. entrare anche io ultimamente. Dai! Mi piacevano molto. Anche a me piacevano, ma non ho mai provato a entrarci, E Steph! sono fighi. E L'ho poi ci capito! stava anche sopra. È molto bello. Prossima, non voglio più parlare di persone che entrano dentro i cannoni che poi fai. Perché? L'hanno truccata male. Ma molto. No, si è truccata da sola male. Ma è successo proprio qualcosa di brutta, arrabbiatissima. Vai avanti, se no la sogno stanotte. Scappa! Slenderman? Non lo so, non mi interessa. Scappa, non rimanere lì a farti la foto. Perché sei in un parco di notte al buio? Perché, Steph? Non ha Nel dubbio senso. sparalo. Perché? Esatto. Sei una più. Tira anche una scarpa, va bene anche quella. Se prendi di tacco fai malissimo. Vabbè, dai, questa lì ha fatto un amico troll. La Secondo me sì, cosa bella però però è l'ho che con fatta la bene. luminosità gli è uscito l'occhio Però tutto sì, esatto, l'ho bianco. fatto bene. Questo è ben Quindi sembra tipo realizzato. Però sì, un'entità. è carino, è carino. Questo non è creepy, non è inquietante, Allora, ma mi faceva ridere. questa è la peggior cosa che ti può capitare. Perché abbiamo visto soltanto foto che se sprechi nella vita non succede nulla. Questo è quell'attimo che vuoi tenere per sempre. Felicissima di avere l'animale che mi fissa così, sarebbe il momento più bello della mia vita. Comunque, chiaramente, se tu le dici di no, lui, anzi, lei risponderà di sì, quindi non ti preoccupare, andrà tutto Non bene. credo che gli No, io interesserebbe sarei stata molto. felicissima. Allora, gatto versus gatto. Ah, praticamente questo, l'ho anche letta la descrizione perché era carina. Era una persona che stava facendo nel suo cortile la foto al suo gatto, come io le E faccio al si è mio. resa Si è conto? reso conto dopo che c'era il gatto del vicino che fissava così dalla finestra a fare il fotobomber, capito? Bellissimo. Abbiamo finito. Sì, quella del gatto era la più bella, quindi l'ho Ah, scelta lasciate per così. chiudere perché secondo me questa era la più bella di tutte, Allora, Steph. Che c'è? dove andiamo a mangiare? Lo so, Cioè, anch'io. sento proprio qua che c'è bisogno di Certo, c'è fame, riempire, è ora far di tornare pranzo, energie. Steph. Roba calda buonissima, abbiamo tanta roba buona. Quindi ce ne andiamo a mangiare. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo che il gatto vi abbia fatto Questa è la più ridere. bella, io ve l'ho detto, ve l'ho Ma messa Fede alla fa fine sempre ridere perché gli solo umani. chi vedrà il video fino alla fine avrà l'immagine più bella.
Ti sto soffiando così ti fermi. Qua sotto, qua sempre con un po' di altri video. Iscriviti al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!